Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura l'emergenza sanitaria e gli screening Covid che proseguono sono stati programmati anche nella città di Chieti per i prossimi 2 fine settimane. Allora noi andiamo proprio in diretta dal municipio di Chieti, dove c'è il nostro Paolo Renzetti. Saluto e ringrazio il sindaco del capoluogo teatino. Allora, linea a te, Paolo. Sì, grazie Alfredo, un buon pomeriggio a te, ai nostri telespettatori. Ha detto bene, siamo in municipio a Chieti, ringraziamo il primo cittadino, il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, per aver accolto il nostro invito in una giornata tra l'altro molto impegnativa, reduce da un sopralluogo pochi minuti fa. Allora, sindaco, parliamo di questi screening di massa che arrivano nella città di Chieti. Si partirà il 6 e 7 febbraio, saranno 2 giorni davvero significativi per la cittadinanza, per la città che lei ovviamente presiede. Sì, diciamo che è un importante banco di prova, è un importante test, soprattutto in questo momento in cui stiamo osservando un preoccupante aumento dei casi positivi. Questa mattina è arrivato l'ultimo avviso del SIESP sul mio tavolo, che parlava di 25 positività, quasi il doppio delle giornate diciamo precedenti. Si parla anche di un pericoloso aumento della variante inglese, che ha una non virulenza maggiore, ma una maggiore possibilità di trasmissività interumana. Pertanto questo screening di massa che faremo utilizzando i tamponi a risposta rapida, i tamponi antigenici, viene a cadere in un momento particolarmente delicato, e pertanto invito tutta la popolazione a offrire la propria presenza, a farsi tamponare, in quanto è l'unico metodo per poter tracciare le positività asintomatiche, che poi sono le più pericolose, perché le persone positive senza sintomi continuano a fare la loro vita normale di tutti i giorni e a poter involontariamente, chiaramente, infettare anche le altre persone. Sindaco, come diceva anche il collega da studio, si partirà il 6 e 7 febbraio, poi si replicherà la settimana successiva. Vogliamo dare anche qualche informazione di servizio dove si effettueranno questi screening? Sì, allora noi avremo 6 postazioni in totale, con 25 filiere di lavoro. Le 3 postazioni di Chieti Bassa sono individuate nel Pala Santa Filomena, il palazzetto di Colle dell'Ara e il Palacus offertoci gentilmente dal Rettore Caputi e dall'Università. A Chieti Alta abbiamo e utilizzeremo le palestre della scuola Chiarini, della scuola Cesari, gentilmente offerteci dalla direttrice didattica dottoressa Angeloni Grazia, e infine nell'ospedale Santissima Annunziata, cioè l'ospedale vecchio, quello che per i chietini, che noi chietini definiamo ospedale vecchio, nel punto vaccinale e negli ambulatori dell'UCCP. In pratica noi dovremo, per rientrare nell'obiettivo target, dovremo screenare almeno 16.000 persone, che rappresentano il 30% della nostra popolazione. Dobbiamo arrivare in questi 2 weekend a monitorare tutte queste persone, queste migliaia di persone, per ottenere un valido obiettivo per il test. Alfredo, a te la linea. Sì, chiaramente ringrazio ancora una volta Diego Ferrara per essere ai nostri microfoni. Le faccio una domanda
che non attiene tanto al suo ruolo di sindaco quanto a quello di medico, perché avrà sentito nelle ultime ore le tante polemiche rispetto anche alla sensibilità di questi test rapidi, e volevo da lei un'opinione, insomma, anche per far capire meglio alla popolazione quanto e se è importante partecipare a questo tipo di attività. Assolutamente, le sarò estremamente chiaro. Allora, i test antigenici rapidi hanno una sensibilità leggermente inferiore ai tamponi molecolari, ovvero sia, loro possono dare un 25, massimo 30% di false negatività, così come possono dare un 15% di false positività. Però in una platea di cittadini come insomma, Chieti o altri comuni, l'effettuare questi tamponi rapidi e trovare delle positività che poi vanno confermate con il tampone molecolare rappresenta un significativo successo per conoscere globalmente il numero delle persone positive e quindi creare tutte quelle metodologie per diagnosticare e mettere anche in quarantena altre persone vicine a quelle uscite positive. Quindi accanto a una, diciamo, veridicità sulla non elevata specificità di questo tampone, è importante sapere che bisogna farli per poi ampliare la diagnosi. Non so se sono stato molto chiaro, comunque la sostanza del discorso è che questi tamponi rapidi vanno fatti per scovare, ecco, lasciatemi passare questo termine, scovare dei positivi asintomatici. Ecco, sindaco, volevo un'altra valutazione da lei rispetto a quanto stiamo vivendo in queste ultime ore, perché se da un lato la nostra regione per fortuna è tornata a zona gialla da poco tempo, però osserviamo, e lo stiamo vedendo noi, diciamo, da cronisti, e penso che lei abbia maggiore contezza anche per il suo ruolo di medico, un aumento della curva dei contagi. Ecco, volevo sapere da lei se siamo entrati in questa fantomatica terza fase della pandemia, oppure se riusciamo ancora in maniera adeguata a gestire. Allora, sicuramente riusciremo a gestire, che però ci sia stato ci siano stati aumenti di casi di positività e conseguentemente di isolamenti fiduciari, glielo posso affermare. Dicevo poc'anzi che oggi abbiamo avuto 25 casi positivi solo nella città di Chieti, quando nella settimana scorsa, entro le 10 giorni precedenti, eravamo a livello di 10-12 persone positive al giorno. E quello che preoccupa è che molti cluster virali si stanno sviluppando nelle scuole, sia nelle scuole superiori che anche nelle medie, tant'è che diverse classi vengono isolate e messe in quarantena. Certamente è un momento difficile, in cui anche il mio ottimismo di sempre ha avuto in questi giorni una battuta d'arresto. Abbiamo molte varianti inglesi tra i positivi riscontrati in questi giorni, e questa variante virale pare abbia una maggiore diffusibilità, e quindi dobbiamo veramente essere tutti molto prudenti e aumentare le nostre attitudini alla prudenza.
Dunque torniamo qui in diretta dal municipio di Chieti. Io ringrazio il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara. Tra l'altro, sindaco, lei tra pochi minuti sarà presso l'ospedale Santissima Annunziata di Chieti, perché ci sarà l'inaugurazione di nuovi posti letto 11 di terapia intensiva. Sarà presente anche l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri. Tutto questo rientra anche in quel discorso che proprio nei giorni scorsi voi come amministrazione comunale avevate fatto, parlando dell'importanza dei presidi sanitari della città di Chieti. Beh, sicuramente, anche se qui il discorso diventerebbe molto più ampio, perché non è solo la distribuzione della rete ospedaliera, ma anche dovremmo confrontarci con l'assessore alla sanità regionale per i problemi del percorso oncologico, dove la gara e l'acquisto della PET-TAC e di altri macchinari costosi ma soprattutto importanti per la vita dei nostri pazienti è ancora fermo al palo. Grazie al sindaco di Chieti Diego Ferrara. Ovviamente il servizio questa sera alle 19 sulla consegna dei nuovi posti letto all'ospedale Santissima Annunziata del nosocomio teatino. Da Chieti è tutto, grazie a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Linea che può tornare a te, Alfredo. Sì, grazie ancora a Paolo Renzetti e Diego Ferrara per questo collegamento. Noi adesso abbiamo parlato appunto dell'inaugurazione di questo pomeriggio, fra poco alle ore 15, a cui avrebbe dovuto partecipare il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Lo avete ascoltato dal nostro Paolo Renzetti, non sarà presente, bensì ci sarà l'assessore Veri, perché il presidente della Regione è in quarantena volontaria a seguito della positività al Covid-19 di due persone del suo staff. Gli appuntamenti in programma oggi a Chieti e poi ad Ortona e Gissi saranno appunto seguiti dall'assessore alla sanità. È la quarta volta che Marsilio entra in quarantena dopo essere stato a contatto con qualcuno che poi è risultato positivo al coronavirus. La prima è stata quando risultò positivo al Covid il governatore del Lazio Nicola Zingaretti, poi quando il presidente del Napoli De Laurentiis risultò positivo, il governatore lo aveva incontrato in occasione del ritiro della squadra a Castel di Sangro, ed infine ad ottobre quando risultò positivo il capo segreteria del presidente della regione. E adesso ci spostiamo a Teramo e andiamo ad ascoltare proprio le parole del presidente della Regione Abruzzo Marsilio, registrate nel pomeriggio di ieri, rispetto alla campagna vaccinale per gli over 80. La data prevista è il 15 febbraio. In Abruzzo sono 40.000 le prenotazioni, numeri che secondo Marsilio testimoniano l'ottima risposta della popolazione ai vaccini, campagna che inizierà da Teramo. Sentiamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Sarà Teramo a partire per prima in Abruzzo con la campagna vaccinale agli over 80. La data è fissata per il 15 febbraio e sono in arrivo 50.000 dosi destinate all'intero territorio abruzzese. La buona notizia è che l'Abruzzo sarà pronto per metà del mese ad iniziare la vaccinazione agli anziani, termine entro il quale saranno stati già vaccinati gli operatori sanitari. La brutta notizia è che arriverà il 20% in meno di dosi previste dalla prima stima e tantissime, oltre 40.000 sono già le prenotazioni. Il governatore Marsilio si dice però ottimista e soddisfatto dalla risposta della popolazione alla campagna vaccinale. Il primo vero rischio che dovevamo superare nella campagna vaccinale era la diffidenza della popolazione, magari anche dopo qualche anno che dissennate campagne Novax avevano, come dire, inquinato un po' il dibattito pubblico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini, quindi credo che questo sia già intanto un buon risultato. La nostra piattaforma ha raccolto già questi numeri importanti, siamo pronti a partire, lo faremo andando sul territorio. È chiaro che la vaccinazione della popolazione interessata non si può fare soltanto negli ospedali, ma verranno messi a disposizione tutta una serie di strutture. Stiamo lavorando con le amministrazioni, a partire da quelle regionali, da quelle aziendali delle ASL, anche con il coinvolgimento dei comuni, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale che nel frattempo stiamo vaccinando.
e nel frattempo queste nuove varianti sono più aggressive e non colpiscono in maniera pesante solo gli ottuagenari o gli ultra 65enni. Negli ultimi giorni e nelle ultime ore noi abbiamo segnali di accesso in ospedale molto con situazioni di polmonite molto gravi da parte di categorie più giovani, quindi cinquantenni, sessantenni, e questo è una fonte di gravissima preoccupazione e dobbiamo moltiplicare le energie e rivolto ai cittadini dico di moltiplicare e continuare a moltiplicare le attenzioni. Ed ora una notizia di cronaca, un incidente mortale che si è verificato alle porte di Torricella Sicura in provincia di Teramo sulla strada provinciale 48 nel frontale fra un furgone ed una bicicletta che vedete proprio in queste immagini. Ha perso la vita Simone Izzotti, 37 anni, che è finito violentemente contro la vettura che procedeva nel senso opposto di marcia. Inutili i soccorsi del 118 e il disperato tentativo di trasporto al Mazzini di Teramo. Per il 37enne non c'è stato nulla da fare. Il conducente del furgone con ogni probabilità verrà indagato per omicidio stradale. Procedono i carabinieri che stanno svolgendo i rilievi del caso per appurare la dinamica dell'incidente. E noi adesso andiamo avanti con il nostro giornale, cambiamo argomento. Lunedì 8 nella nostra regione i sindacati hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del settore trasporti, sciopero che ci sarà in mattinata. Sentiamo il servizio. Le imprese si rifiutano di sedersi al tavolo della trattativa e adducono proprio motivazioni legate alla crisi pandemica, mentre noi sappiamo che intanto le aziende hanno avuto ristori dal governo e soprattutto gli autisti, il personale è stato impiegato anche in servizi aggiuntivi. Anche in Abruzzo si terrà lo sciopero dei lavoratori del trasporto pubblico locale lunedì 8 febbraio, proclamato dalle segreterie regionali di FILT CGL, FIT CISL, WILT UIL, FAISA CISAL. Oggi registriamo dei ritardi immani su 85 milioni di euro assegnati dalla regione a TUA come soggetto appaltante delle stesse opere infrastrutturali sul settore della logistica e dei trasporti. Siamo all'anno zero, non esiste ancora un inizio della progettazione e sono dei ritardi che incideranno anche sulla ZES e sullo sviluppo del trasporto dell'intera regione. La protesta nasce per il mancato rinnovo del contratto di lavoro scaduto ormai da 3 anni, ma anche per le problematiche che a vario titolo stanno riguardando, secondo i sindacati, i trasporti nella nostra regione. Mi preoccupa l'aspetto, diciamo, per quanto riguarda TUA, occupazionale in primis, perché c'è stata una contrazione di 300 posti di lavoro ottenuta come? Esternalizzando in parte l'esercito affidato in house a TUA a vettori privati, parcellizzando quindi il TPL abruzzese, e in parte invece caricando un esercizio già carico, sovraccaricando quindi i turni dei dipendenti. Abbiamo grandi problemi anche nelle società private, quindi la Panoramica che ha fatto una disdetta contrattuale in piena pandemia, lasciando i lavoratori con una decurtazione di circa 300 euro mensili, quindi a paga base a circa 1200 euro. A questo punto i politici territoriali sarebbero dovuti intervenire presso la regione per ripristinare alcune risorse, così come hanno fatto all'Aquila con l'AMA, che ha avuto la stessa disgrazia, diciamo, quella di una disdetta contrattuale. I politici territoriali insieme alla regione sono intervenuti per risarcire, insomma, per dare fondi per ripristinare il contratto, cosa che non è accaduta a Chieti. Undicesimo giorno di ricerche per i 4 escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio in Valle Maielama sul massiccio del Velino nella Marsica. Oggi ci si è concentrati nell'area proprio di Valle Maielama interessata da 3 valanghe con l'impiego di 31 uomini del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei carabinieri, della polizia e dell'esercito. I soccorritori hanno raggiunto la zona a quota 1800 metri grazie a 2 elicotteri, uno della polizia e l'altro dei carabinieri, decollati
dal campo sportivo di Massa d'Albe. Una squadra composta da 8 soccorritori è salita con gli sci a Valle Genzana, area meno estesa rispetto a quella di Valle Maielama. Nelle ricerche sono impegnati anche 2 cani dell'unità cinofila del soccorso alpino del Trentino e 2 sonde Recco manuali. Le sonde, ieri invece utilizzate via aerea con un elicottero, captano i segnali di metallo, chiavi, cellulari, placche di abbigliamento d'alpinismo e sono dunque suscettibili di interferenze, tant'è che ieri l'area era stata bonificata proprio per consentire il sorvolo con la sonda. Ed ora siamo arrivati allo sport. Iniziamo dalla Serie C dal Teramo, presentato il nuovo giovane difensore del Diavolo, Nicolò Bellucci, proveniente dal Sassuolo, arrivato nelle ultime ore del calciomercato. Il classe 2001 si dice pronto al salto tra i grandi, anche con l'aiuto del suo nuovo allenatore Massimo Paci, ex difensore come lui. Sentiamo. Allora, intanto io voglio mettermi in gioco, volevo andare a giocare con i grandi e questa mi sembra la meta giusta per iniziare. Voglio crescere principalmente come ragazzo, come uomo, anche dal punto di vista professionale, e penso che questa sia appunto la meta giusta per farlo. Anche sono un difensore centrale, posso adattarmi, giocare a destra e a sinistra, ho giocato anche nella difesa 3 senza grossi problemi, diciamo. E niente, cercherò di fare quello che mi chiede il mister, quindi di mettermi in gioco, di adattarmi a quello che vogliono loro. In giugno avevo espresso la volontà di andare a giocare con i grandi, però a causa di un problema fisico avuto l'anno scorso non ero ancora al top della forma, quindi ho preferito aspettare 6 mesi. In questi 6 mesi mi sono messo a posto, ho giocato, ho preso continuità e quindi mi sentivo pronto per un'esperienza tra i grandi. E appena ho saputo che il Teramo era interessato e mi sono subito, diciamo, sono stato subito felice e ho preso subito in considerazione l'idea, e poi la trattativa è andata a buon fine. Io sono venuto qua con l'idea di mettermi in gioco, di dare il mio contributo alla squadra, quindi ogni minuto, ogni partita che farò per me sarà oro, e l'anno prossimo lo stesso, cioè giocare con questa squadra per me è importante e cercherò di dare il mio contributo partendo in ogni partita, ogni minuto che potrò giocare. Allora, sicuramente questo mi può aiutare molto, avendo il mister che ha giocato in difesa, un difensore che ha giocato in Serie A, ti aiuta molto e soprattutto puoi imparare da una persona che ha vissuto l'ambiente in prima persona, e questo secondo me è molto importante. Per quanto riguarda un modello, non ho un modello preciso, però se devo dire un difensore che mi piace molto, ti dico Bonucci. Ho giocato a 4, cioè nella difesa 4 sia a destra che a sinistra, in entrambi i ruoli, e anche nella difesa 3 ho giocato sia centrale come perno che come braccetto di destra o di sinistra, quindi diciamo che comunque sono stato molto vario nel mio percorso di crescita e questo è una buona cosa secondo me. Ancora calcio, ma di Serie D, uno dei 2 big match del turno infrasettimanale del girone F è andato al Notaresco, che con Speranze Banegas ha battuto la Recanatese al Savini. Vediamo il servizio. A distanza di quasi un mese il Notaresco torna a vincere, mancava dal 6 gennaio contro il Matese, e lo fa nel big match di giornata contro un avversario di grande livello al termine di un incontro piacevole. 3 punti d'oro per la compagine rossoblù, che scala una posizione in classifica, accorcia rispetto alla seconda in graduatoria, ma soprattutto vale da un punto di vista mentale perché tiene dietro una concorrente diretta per occupare le zone nobili. Sul fronte formazioni mister Massimo Epifani conferma per 10 undicesimi lo schieramento sceso in campo al Filippo Di Tella di Vasto Girardi. L'unica eccezione è Cancelli, che torna a titolare al posto di Banegas. Il tecnico abruzzese Federico Giampaolo invece deve rinunciare a Sbaffo ed è lo squalificato De Chirico. Tra i pali confermato Santarelli, titolare anche l'ex Liguori, solo panchina per l'ex Teramo Piccioni. Il match entra subito nel vivo con le 2 squadre subito propositive ed infatti all'ottavo il Notaresco passa. Sugli sviluppi del primo angolo a favore, sul colpo di testa di Marchionni è reattivo l'intervento di Santarelli, l'azione prosegue ed è Capitan Speranza con una girata volante a trovare l'angolino vincente, 1-0 e primo gol in campionato per il capitano rossoblù, marcatura che ha tanto ricordato quella siglata in Coppa Italia al Cibali di Catania.
Sulle ali dell'entusiasmo la squadra del presidente Di Giovanni prova a cercare subito la via del raddoppio e dal 21esimo ci va veramente a un passo. Sul tiro cross del solito Marchionni, deviazione di Cancelli con palla che termina alta di pochissimo. La prima vera risposta della Recanatese, che gioca molto il pallone, nasce da un mancato anticipo di Gallo alla mezz'ora. Il tiro di Pera lambisce il palo alla sinistra di Sciba. Il match è piacevole e le azioni si sviluppano con continuità. Al 38esimo è Bianciardi a concludere senza troppa precisione sull'assist di Marchionni, mentre al 41esimo è provvidenziale prima Sciba e poi Blando nello spazzare l'area sull'affondo di Pezzotti. Poco prima del riposo, infortunio muscolare al momento di calciare dal limite per Marchionni, qualche contestazione perché la palla non viene subito buttata fuori, ma alla fine il numero 7 esce al suo posto Banegas. Con le immagini di Giancarlo Rapagnà arriviamo al secondo tempo con la Recanatese che ha un approccio migliore ed infatti al quarto i giallorossi trovano il pari, Scib è bravissimo su Pezzotti ma nulla può sul tapin vincente dell'under Curzi. 1-1 è tutto da rifare per i padroni di casa. L'inerzia passa a favore della Recanatese che gioca molto ma crea poco e Sciba di fatto non corre pericoli. Si susseguono i cambi e la scintilla arriva al 28esimo quando il tiro di Banegas termina di un niente sul fondo, occasione che scuote i rossoblu che nel frattempo hanno mandato in campo Palumbo e Cesario che hanno un ottimo approccio. Non a caso al 36esimo ecco la rete che deciderà il confronto, Blando per l'accorrente Palumbo, sponda intelligente per Banegas che non ci pensa su due volte e lascia partire un tiro che con deviazione di Raparo non lascia scampo a Santarelli. È la quinta rete per l'atleta argentino, fondamentale, che regala un successo quanto mai prezioso sotto tutti i punti di vista. Nei restanti minuti finali infatti non succede più nulla, nonostante la pressione esercitata dai leopardiani. E al fischio finale il notaresco può festeggiare la settima vittoria stagionale, la quarta casalinga. Di contro arriva il secondo stop per la Recanatese. Continua il momento nero del Pineto che perde anche a Castelfidardo per 2-1 e si conferma come una delle delusioni del torneo. Vediamo. Il Castelfidardo batte il Pineto in rimonta e bis il successo ottenuto 3 giorni fa a Giulianova, migliorando la sua classifica. Brutto stop per gli uomini di Amaulo, che ora sono più vicini alla zona play-out che a quella play-off. Ampio turnover per entrambi gli allenatori, con i ritmi che non sono elevati sin dai primi minuti, complici gli impegni ravvicinati. Al quinto discesa lungo l'alto destro di Jambé, che conclude sul primo palo, ma colpisce l'esterno della rete. Segue una fase di sostanziale equilibrio, con le squadre che se la battagliano a centrocampo. Alla mezz'ora, come un lampo, arriva il vantaggio del Pineto, angolo calciato dalla destra, colpo di testa di Della Quercia che insacca, decisiva la deviazione di Puca che allunga la traiettoria del pallone che va a depositarsi sul palo lungo, battendo David. Al 41esimo ancora Pineto a rendersi pericoloso, con un diagonale di Esposito che sfila vicino al palo. Prima dell'intervallo si fa vedere il Castelfidardo con Mataloni e Fermani che però in entrambe le circostanze non creano grossi grattacapi a Mecerì. Nella ripresa non accade nulla fino al 18esimo quando una botta secca di Mataloni trova la respinta a mano aperta di Mecerì. 3 minuti dopo ancora lo scatenato Mataloni crossa verso il secondo palo dove Jambé non riesce a concludere. Al 28esimo l'attaccante di colore dei padroni di casa è sfortunato colpendo un palo pieno. Al 32esimo i biancoverdi pervengono al meritato pareggio. Mataloni mette dentro un pallone dalla fascia mancina, la difesa abruzzese respinge ma sul pallone vagante si avventa Cusimano che fa partire una conclusione che diventa imparabile per Mecerì. Lauro si gioca anche la carta Giampaolo e fiocco in occasione, al 33esimo ci prova Cardinali, ribattuto. Sul proseguo parte un contropiede con Occese che serve Minnozzi, il quale però non inquadra la porta. Al 36esimo il Castello mette la freccia, Monachesi conquista palla lungo l'out sinistro, rientra sul destro e disegna una parabola a Beffarda che supera Mecerì troppo avanzato e si insacca sul palo lungo. Il Pineto ha le corde e rischia anche di subire la terza rete, ma prima Jambé e poi Cusimano sprecano incredibilmente. Al termine è apoteosi Castelfidardo che guarda con fiducia al proseguo del torneo, mentre il Pineto deve leccarsi le ferite e svoltare immediatamente se vuole ambire a posizione di vertice. Nella svolta è arrivata con il cambio in panchina, si è infatti dimesso l'allenatore del Pineto Daniele Amaulo, che già dopo la partita
persa ieri a Castelfidardo, aveva pensato di rimettere l'incarico nelle mani del presidente Brocco. Le parti si sono prese qualche ora di riflessione e la decisione del tecnico è stata confermata ieri sera. Gli ultimi 5 risultati, 3 pareggi e 2 sconfitte, hanno visto scivolare il Pineto all'11° posto, troppo poco per le ambizioni della stagione. Al posto di Amaulo è stato promosso in prima squadra, lo avete visto nelle immagini, l'allenatore della Juniores Marco Pomante, già capitano del Pineto, che avrà 10 giorni per preparare l'ostica partita di Campobasso. Sono molto dispiaciuto, ha detto il presidente del Pineto Silvio Brocco, di aver dovuto prendere questa decisione per la profonda stima che ho sempre nutrito nei confronti di Amaulo. Ieri al termine della partita mi ha palesato le difficoltà della squadra e abbiamo parlato dei problemi emersi nelle ultime partite. Questa la dichiarazione di Brocco. Abbiamo deciso dunque di affidare la squadra a Pomante per dare continuità e perché Marco conosce già alcuni dei giocatori, anche se dovremo cambiare qualcosa, ha concluso il patron del Pineto. E il TG6 termina qui, tornerà alle ore 19. Io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.